Buongiorno, o anche buon pomeriggio, o anche buonasera. Oggi vi mostro come velocizzare il vostro computer. Tempo fa feci già un video a riguardo, quindi vi consiglio di andarlo a vedere per aumentare ancora di più le vostre prestazioni. Prima di spiegarvi i procedimenti, tengo a ricordarvi di seguirmi sul sito Viola perché tutti i giorni faccio le live. Poi se vi rimane tempo, seguitemi anche su Instagram e su Telegram. Detto ciò, ora vi mostro come velocizzare il vostro computer. Prima di tutto ci servirà un software. Per scaricarlo è molto semplice, basta aprire il nostro browser, cercare nella barra di ricerca Driver Booster, dopodiché cliccare il primo link e infine cliccare su Scarica ora. Una volta scaricato e installato il software avrete questa schermata. Nel vostro caso avrete la versione free, cioè la versione gratuita. E adesso andate in descrizione e scaricate questo archivio che vi ho lasciato. Questo qua, va che bello. Lo andate ad estrarre con WinRAR o 7-Zip, fate tasto destro estrai qui. E ci estrarrà questa cartella. La andiamo ad aprire e nel secondo risultato, cioè questo documento di testo, lo andiamo ad aprire e troveremo un bel po' di key. Andatele a provare, provatele tutte fino a quando non trovate quella che funziona. Poi in basso a destra troverete una voce con attiva ora, la cliccate e vi si aprirà una schermata e incollate una key. Come ho detto prima, se non funziona, provatene un'altra. Una volta attivato il prodotto, andiamo a cliccare il tasto centrale, cioè scansione, e ci farà una ricerca di tutti i nostri driver. In questo caso mi chiede di aggiornare schede di rete che non uso, quindi non aggiorno, ma nel vostro caso troverete tantissimi altri driver da aggiornare. Cliccate su aggiorna ora e infine vi chiederà anche di riavviare il vostro computer. Una volta aggiornati i driver e riavviato il computer, ci spostiamo nella voce boost, clicchiamo il triangolino a destra e clicchiamo potenziamento di base. Aspettiamo un attimo che faccia qui il giro ed ecco qui che ha potenziato il nostro computer. Ovviamente non ha eliminato nessun file, quindi potete stare tranquilli. Adesso possiamo chiudere il programma e passare al prossimo metodo. Torniamo nella cartella che abbiamo estratto poco fa. Clicchiamo la prima cartella e andiamo ad aprire questo file come amministratore. Una volta aperto il programma avremo questa interfaccia. Noi dovremo semplicemente togliere la spunta ai programmi che non vogliamo all'avvio del computer. Nel mio caso ho tolto CCleaner, Epic Games e anche Glary Utilis. Vi consiglio anche di togliere le spunte a Driver Booster, cioè il programma che abbiamo installato poco fa. Poi ci spostiamo nella sezione accanto, facciamo la stessa identica cosa, togliamo le spunte ai programmi che non vogliamo e infine ci spostiamo su quest'altra scheda e facciamo nuovamente la stessa cosa, cioè togliere le spunte ai programmi che non vogliamo. Nel mio caso andrò a disabilitare anche questa spunta. Mi raccomando, non togliete spunte a programmi che non conoscete perché potreste fare danno. Limitatevi a togliere spunte dai programmi come CCleaner, Epic Games e altri software che conoscete, che utilizzate normalmente per giocare o altri programmi. Limitatevi a lavorare su queste tre schede. Una volta fatto ciò, possiamo chiudere il programma. Vi consiglio di fare una scansione dei driver almeno una volta al mese per avere sempre i driver ben aggiornati. Dunque, il video è finito, io spero che vi sia piaciuto, se è così stato lasciate like. Mi raccomando, lasciate like. A volte qualcuno di voi si confonde e mette il dislike. No, dovete mettere il tasto quello sulla sinistra, cioè il pollice in su, non in giù. Occhio, eh. Ovviamente lasciate anche un bel commento perché sono belli i commenti. Seguitemi su tutti i miei social, trovate tutti i link in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.